Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio proporvi questo esperimento. Inizialmente non volevo caricarlo perché appunto la illuminazione non è un granché, ma ho sperimentato questo make-up ispirandomi all'orchidea, ai colori. E quindi nulla, io volevo proporvela ed è un make-up perfetto per la primavera. Spero di riuscire a fare altri make-up inerenti alla primavera. Io vi lascio il tutorial e vi mando un grosso bacio. Ciao! Per iniziare vado a prendere questo ombretto nocciola matto e lo vado a stendere con un pennello da sfumatura nella piega dell'occhio. Questo mi servirà appunto per definirla meglio. Poi prendo questo ombretto di Neve Cosmetics, che è un rosa antico matte, e lo vado a stendere sempre con lo stesso pennello al di sopra del nocciola. Dapprima lo stendo in modo leggero, poi piano piano lo vado ad intensificare, a portarlo verso l'alto e anche verso l'esterno. Poi dalla palette Fraulein vado a prendere questo rosa mattone fucsia insieme a questo rosa shimmer. Prima utilizzo questo rosa mattone nella piega dell'occhio, quindi sopra il rosa antico, e poi successivamente vado ad utilizzare un leggero tocco di rosa shimmer che andrò a tamponare nella parte più alta, quindi verso il sopracciglio, giusto per andare ad illuminare. Fatto ciò, decido di andare a scurire maggiormente la piega dell'occhio. Utilizzo questo viola con questo pennello da sfumatura molto ciccione e largo, appunto per andare a sfumarlo bene, avere giusto un tocco scuro di colore, non ad appesantire il make up. Poi utilizzo questa pastello di Neve Cosmetics, che è un viola vibrante bellissimo, e vado a crearmi una linea guida nella piega dell'occhio. Poi vado ovviamente a sfumarla con un pennello e la sfumo sia verso l'alto che verso il basso. Poi passiamo alla base del nostro occhio. Vado ad utilizzare questa matita bianca appunto per creare la base sulla mia palpebra, dove poi successivamente andremo a stendere gli altri ombretti. Questo mi permette di avere dei colori più brillanti. Vado ad utilizzare sia quell'ombretto lì, che era un rosa antico dorato, e un rosa più chiaro. Diciamo che questa fase ve la faccio vedere, ma poi successivamente l'ho un po' cambiata, infatti vedete tutt'altro. Vado ad utilizzare questo oro giallo, questo dorato, e lo stendo al centro del rosa, quindi al centro della palpebra. Inizialmente mi piaceva questa palpebra chiara, questa palpebra rosa sfumata con dell'oro, però poi l'ho voluto intensificare e cambiare. Infatti vado ad utilizzare questo giallo scuro shimmer ai lati, quindi all'esterno e all'interno, e poi questo giallo arancio matte, che vado a stendere nella piega dell'occhio, fra la piega e la palpebra, per amalgamare i due colori, e anche all'esterno. Vado a riprendere la pastello di prima e vado a sistemare la piega. La vado a sfumare con questo color lampone, perché ho notato che poi utilizzando tutti questi ombretti la piega è andata a a schiarirsi, quindi vado a intensificare la piega. Riprendo il giallo arancio di prima, riamalgamo il colore, quindi la matita appena applicata, con la palpebra. Come potete vedere, con tutti questi passaggi, diciamo che non avevo un'idea precisa del make-up, e quindi a mano poi si è sviluppato. Vado a sfumare il tutto con il pennello da sfumatura, questo pennello largo, e poi vado a coprire le occhiaie con questi due correttori. Poi prendo questo lilla matte e lo stendo lungo la rima inferiore del mio occhio.
lo vado a scurire man mano, quindi vado a stratificare il prodotto. Poi lo vado a sfumare con il pennello da sfumatura e riprendo il viola scuro di prima, appunto per andare a scurire la rima inferiore, e riprendo la pastello, che però in questo caso andremo a stendere all'interno della rima inferiore, e vado a sporcare anche un po' le ciglia inferiori. Poi prendo questo giallo, un giallo canarino matte, e lo stendo all'interno dell'occhio come se fosse appunto un punto a luce, e lo vado, diciamo, a spandere, non vado a fare un punto preciso. Poi prendo questa acqua color bianco, ma voi potete utilizzare l'eyeliner bianco, e appunto andiamo a creare questo eyeliner che ha una codina esterna molto lunga. Io l'ho fatto per creare un make-up, diciamo, scenico, però se volete fare un make-up portabile, magari fate una linea un pochino più piccina, un pochino più corta. Riempio l'eyeliner. E poi nella parte esterna dell'eyeliner vado a stendere il giallo arancio matte di prima, quindi vado a sporcare un po' l'eyeliner bianco e lo vorrò sporcare anche con il lampone che abbiamo utilizzato prima precedentemente. Mi piaceva questo accostamento di colori sull'eyeliner bianco perché si vedeva ancora di più, nello stesso tempo si amalgamava, ma diciamo era maggiore evidenza. Poi prendo questo ombretto champagne e vado ad illuminare, scusate, l'arcata, e prendo questa tinta labbra di Sephora, bellissima, ed è un color lampone ciliegia. E vado a creare i puntini della mia orchidea all'interno, nella parte interna dell'occhio, appunto per richiamare l'orchidea. Stendo questi puntini anche nella parte finale dell'eyeliner. Poi vado a piegare le mie ciglia e vado a stendere mascara nero. Vi raccomando, se sporcate la parte interna delle sopracciglia di bianco, diciamo, stendete il mascara anche lì. Io non l'ho steso e infatti poi nelle foto si vede sopra bianco e sotto nero. Quindi stendete il mascara per bene sia sopra che sotto. Questo è il make-up concluso. Questa volta ho deciso di fare solo l'occhio, ispirato all'orchidea. Io spero che vi piaccia. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su e se vi va, iscrivetevi al mio canale e seguitemi nei vari social. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!